ce l'ho fatta! Buongiorno ragazze! Penso che ho speso mezz'ora a capire come fare a accendere la mia camera perché non ce la facevo. Sì. Buongiorno, sono le 11 e un quarto e la mia camera è un disastro. Però, prima, siccome è giovedì, e adesso è il mio turno di fare le pulizie. Però prima voglio fare il colore dei miei capelli perché ormai non so se vado. Se lo vedete, è tempo, sono 2 mesetti che non l'ho fatto. E volevo farvi vedere il colore che uso perché penso che è fantastico. Andiamo giù a prenderlo. Guardate che bello che è fuori! C'è il sole! Sì! Quindi allora, l'anno scorso è venuta questa rappresentante della L'Oreal, ovviamente a prendere il suo ordine, e ci parlava del nuovo colore che è Carmeline. Non so se si pronuncia così, però lascio la descrizione sotto. E praticamente è favoloso. Allora, come ho detto, sono 2 mesi che io l'ho fatto l'ultima volta ed è ancora fantastico. Prendiamo tutte le cose. Scusate la mia voce, però sono stata un po' malata. E adesso andiamo. Allora, di solito misuro sempre il mio colore. A parte che qua c'è un disastro. Vediamo un po'. Uso il 15 vol. Non so se li riuscite a trovare, però io mi ricordo che c'erano anche il 10 vol quando ero in Italia. E sto pensando, però sicuramente questo lo trovate. Via Light. Ma che cosa volevo dire? Se avete capelli bianchi, vi raccomando di usare il 20, perché ovviamente il 15 non li copre. Però vabbè, quella è un'altra cosa, perché se ne avete soltanto pochini come me, qua e là uno o due, è diverso, perché allora lo coprirà comunque. Se invece ne avete tantissimi, che comunque li vedete, dovete mischiare il colore con una base, se no ovviamente non li coprirà. Quindi, stavo dicendo, Carmeline, questo è il 4,60, che è un rosso intenso, castano rosso intenso, un castano rosso intenso. Bene, proviamo a vedere come facciamo. Un po' difficile. Lavoro adesso soltanto con una mano. Yay, ce l'ho fatta. Allora, metterò 40 grammi del colore. Dai, che ce la facciamo, 40, yay! Quindi 40 grammi del colore.
40. Dell'ossigeno. 80. Tre grammi in più. Tiriamo un po' fuori. Ovviamente mischiare, che è un po' difficile con una sola mano. Vediamo un po' se ce la facciamo. Sì. Allora, la pasta deve essere bella cremosa, non dovete vedere nessun tipo grumi dentro perché non va bene. Deve essere bella cremosa. Se no rimanete a macchie. Bene, e siamo pronti ad andare a fare il colore. Io faccio sempre questo in bagno perché sono un casino, specialmente quando lo faccio su me stessa. Quindi, a parte che ho dimenticato i guanti, devo prendere i guanti. Andiamo in bagno. Uso questa maglietta quando mi faccio il colore, però voi potete anche usare una salvietta sulle spalle se vi è confortabile. Se no, di solito io ho soltanto una maglietta nera che la uso sempre. Uso la vaselina, però voi potete usare qualsiasi altra crema che la useremo per proteggere la nostra pelle dal colore e la applico su tutta la parte, tutta la linea del capello, però sto attenta a non metterlo sui capelli, perché se vado a applicarlo sui capelli, il colore lì non mi coprirà, perché questo praticamente proteggerà. Proposito, ragazze, quando vi fate il colore, io vi suggerisco di avere i capelli sporchi. Cioè, questi sono i miei capelli dopo praticamente 2 giorni che non ho lavati, perché io di solito li lavo un giorno sì e un giorno no. Alcune persone per comodità usano il pettine a coda per dividere i capelli. Io di solito sono più comoda a usare la coda del pennarello invece che il pettine a coda, però se potete provarlo e se pensate che vi è più comodo, potete anche usarlo. Io andrò a mettere il mio colore soltanto sulla radice e lo applicherò per il momento soltanto alla radice e poi gli ultimi 10 minuti lo metterò un po' dappertutto. Soltanto per rinfrescare le lunghezze. Se lo applicherei direttamente adesso dappertutto e lo lascerei per 30-35 minuti, le mie lunghezze poi diventeranno più scure che la radice. Potete aiutare anche con delle molette per i capelli che ormai avete messo il colore.
Io, secondo me, questo mi aiuta specialmente quando voglio applicare il colore soltanto alla radice e vedo comunque che quando uso delle mollette mentre faccio il mio colore non mi sporco così tanto il viso con il colore. Guardate che disastro faccio quando faccio il mio colore, cioè praticamente colore dappertutto. Per quello che ho detto, vi prego, fatelo in bagno. E questo è il mio colore con Carmeline. Come ho detto, ragazzi, non c'è tanto sole oggi, però vedete comunque che è un bel colore e secondo me molto vibrante e comunque mi resta da Dio nei capelli e non mi scende tantissimo. Grazie della visualizzazione, ragazze. Se vi è piaciuto questo video tutorial, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e ci vediamo nel prossimo. Arrivederci. Ciao.